buon anno siamo qui, quanta fatica ci portiamo addosso. Solo per pochi minuti, lunghi un'eternità. Realizzeremo il sogno prima o poi, ma la paura non ci abbandona mai. E fa star male da piangere. Thank you.
è un tempo, ma uno stato d'animo. Il nostro, in questo momento, è triste e tormentato dagli stati a tempo. E quindi si può essere pensato. Chiedo a tutti voi un momento di silenzio e di riflessione. Un presepe comune, perché vedete, il presepe napoletano vero è quello fatto dalle famiglie nelle case umili e povere come quelle di Luca Cupiello, mi piace un presepe, vi ricordate? E Tommasini diceva no, non mi piace, allora c'è un amore per il presepe e un'avversione per il presepe, perché Tommasino non capisce il significato del presepe. Allora noi cerchiamo di comprendere questo significato. Il presepe si struttura in questa maniera: c'è un lato superiore, una parte superiore dove si trova il castello di Erode, la parte del mercato che è al centro, e giù le tre grotte, dove al centro di queste tre grotte c'è quella proprio di Gesù dove nasce, e poi c'è quella in genere dell'osteria e la macelleria. I profeti hanno detto che a Betlemme deve nascere il Messia, e inizia questo viaggio da Gerusalemme verso Betlemme. I magi si mettono in cammino, arrivano finalmente alla grotta, portano i tre doni simbolici, oro, incenso e mirra, per indicare che Gesù è il re loro, è il sommo sacerdote, l'incenso, la mirra, che annuncia la sua morte e risurrezione. Sulla grotta ci sono gli angeli che hanno dato l'annuncio della venuta di Cristo, e i primi ad avere l'annuncio sono stati proprio i pastori che sono andati alla grotta per vedere questo lieto evento. Questo è il racconto del Vangelo, è la prima porta d'ingresso. Ma ci chiediamo, ma sul presepe si mette tanta roba, e che cosa significa tutta quella roba che si mette sul presepe? Perché sul presepe c'è una seconda porta di accesso, questa volta da un'altra parte,
che poi vi spiego. Innanzitutto, prima di entrare per questa porta, vediamo come si struttura, vedete, il presepe. Quando avete costruito il presepe a casa, ricordate che ci vogliono questi sei elementi: il castello, il mulino, il ponte, il fiume, il pozzo e le tre grotte. Il percorso che adesso ne faremo, ecco, inizia dal sogno di questo pastore che dorme. Come si chiama il pastore che dorme sul presepe? Come si chiama? Benino, Benino, non Benito. Noi lo chiamavamo Benito, forse per amore di Benito Mussolini, tu sa. Però il pastore che dorme è il pastore giovane, si chiama Benino. Il padre, vedete, il padre che sta accanto a lui, si chiama Armezio. È l'anno vecchio e l'anno nuovo. Noi entriamo attraverso la porta del sogno di Benino per fare un altro percorso che avrà come incontro miti, riti, mostri, paure, soprattutto perché, vedete, il presepe è il luogo dove si affrontano le paure, soprattutto quella della morte. Ecco, vedete, perciò viene rappresentato con questi 12 soldati che uccidono 12 bambini, per indicare che cosa 12? Il tempo. L'anno è formato da 12 mesi e quindi sono questi bambini il simbolo della nostra vita che viene distrutta, ma anche il simbolo che passa il tempo e quella bellezza, quella fanciullezza che noi abbiamo dentro la perdiamo. Ma quando si aprono le porte degli inferi, vengono in mezzo a noi anche le anime nere, le monache, sono la presenza, sono il simbolo delle anime nere, cioè delle anime dannate, quindi diciamo anche proprio in monache, perché nella storia napoletana molti conventi napoletani di suore erano luoghi dove venivano costrette le ragazze di famiglie nobili a farsi suore. A Napoli, se voi salite per via Forcella, c'è un vicolo, si chiama Sant'Arcangelo Abbaiano, e lì c'era un monastero dove nel 1500 la Santa Inquisizione entrò e fece un processo a delle suore che avevano reso quel convento una sorta di bordello, perché erano tutte ragazze che non volevano stare in convento, ma obbligate dalle famiglie, dalla cultura del tempo, e queste facevano entrare i ragazzi dalle mura del convento, quindi avevano trovato un escamotage, e la Santa Inquisizione entrò in questo convento e condannò a morte alcune di queste suore. Quindi una storia tragica, se volete, no? Tragica. E sul presepe napoletano queste suore sono il simbolo delle anime della Napoli. Vedete, questa qua addirittura si suicida, perché molte impazzivano, altre si suicidavano, e quindi sono le anime dannate. Ecco qua, arrivano davanti al Dio Sole per adorarlo, vedete, il vero Dio Sole che è Cristo, tanto perché noi celebriamo la notte di Natale, la luce che entra nelle tenebre, lui è la vera luce attesa da tutta l'umanità. Quando il sole tramonta, in cielo si vede la luna. Sul presepe la luna è raffigurata con la Giorgiana. Vedete questa donna col pappagallo? Il pappagallo è il simbolo di lussuria, perché al chiaro di luna gli amanti si amano. E quindi questo è il simbolo della luna, della divinità lunare. Ecco. La Giorgiana. E adesso vediamo i simboli del male sul presepe. È venuto il Salvatore del mondo a liberarci dal male. E qual è il simbolo del male sul presepe? Quali sono i simboli? Innanzitutto l'osteria, perché è un luogo dove Gesù non è stato accolto. Dice il Vangelo che l'unica osteria che c'era non accolse Gesù per farlo nascere, e quindi è un simbolo negativo. Poi c'è la macelleria, perché la carne
carne è ancora piena di peccato. Quando il Verbo si fa carne, il giorno di Natale, allora la carne viene liberata dal male, dal peccato. Ma prima di quel momento la carne infetta. Tanto è vero che noi ci mangiamo la carne alla vigilia di Natale. Che non mangiare alla vigilia di Natale? Pesce, perché sta nell'acqua, simbolo di purificazione. E il giorno dopo, il 25, che vi mangiamo? La minestra, è vero? Perché la carne viene bollita, cioè messa nell'acqua, perché appena appena è stata liberata dal male. Vedete, anche i cibi hanno un'attinenza con le nostre feste. Poi sul presepe, siccome no, il tempo è sospeso, tutti i mesi dell'anno sono rappresentati. Mese di dicembre, la macelleria. Mese febbraio, le ricotte. Marzo, poi la venditrice di polli. Aprile, le uova, viene Pasqua. Maggio, abbiamo le ciliegie, e quindi la coppia che vende le ciliegie, perché le ciliegie sono a coppia. Giugno, il pane. Luglio, i pomodori. Agosto, i cocumeri. Settembre, i fichi. Ottobre, la caccia o il vinaio. Novembre, le castagne. Dicembre, il pesce, il pescatore. L'ultimo pastore è quello della meraviglia, colui che non porta niente se non la sua meraviglia ai piedi di Gesù. Ecco, spero di essere stato molto sintetico, ci sono tante altre cose, però ve le spiego in parte se venite.
che hanno sfilato per noi. Buongiorno a tutti, ora vi presenteremo la scenetta Annunciazione tratta dalla Sporca. Vi preghiamo di spegnere i cellulari, speriamo vi piaccia e speriamo ci arrivi tante cose. Grazie. Dunque, stavo dicendo, no? Questa è una casa umile ma onesta, come potete vedere. È una casa di pescatori. Mio marito fu pescatore. Fu pescatore e fa sta vita sbattuto in mezzo mare. Perché la vita in mezzo mare è una vita pericolosa. Perché ci sta il mio domani e non lo bene. E lui, mio marito, non chiede, stava tutto preoccupato a casa. Che diciamo tornerà, non tornerà. Uno sente un lato, un tuo, e subito pensa qualcosa è successo a mio marito. Poi si sente tutte quelle cose per televisione, allora uno dice è la barca torna sola, è la barca torna sola, uno sa che si fa. Uno dice, ma volete che è la barca di mio marito? E so... Annunciazione, tu, Marie, farà il figlio di Salvatore, che abbiamo dato la buona notizia. Annunciazione. Ma io non sono Marie, non mi chiamo Marie. Annunciazione. Mamma, così pazzo stasera. Ma... però mi viene a ho un'auto. Pure Cherubino mi ha mandato la piede per creare l'atmosfera celestiale. Cherubino? Sto creando l'atmosfera celestiale. No, Cherubino, tu ne hai. Ma meno mio marito che gli dico. Chi sei Cherubino? Mi ammasci, eh? Oggi riesci stupato. Mio marito ha detto non ti preoccupare. Non ti preoccupare, un altro lavoro lo trovo. E chi da una certa parte. E hanno detto noi abbiamo un lavoro, ma si tratta di lavoro minorile. Ha fatto mio marito buono, io ce l'ho, figli cerni miei, ma hanno 18 e 20 anni, stanno fuori dalla lavorativa. A Napoli si lavora fino a 12 anni, mi dispiace, ce l'ho tutte e due in pensione, non si può fare niente. E allora poi... Signore, io me ne lavo le mani, per correttezza, io me ne lavo le mani. Ho capito. Per precisione, io me ne lavo le mani. Sì, ho capito. Io me ne lavo le mani, io... Ma fatto quella doccia a me che me lo porco, vai via! Oh mamma mia! Mio marito, e gli hanno detto guardate, noi abbiamo del lavoro a nero per vostra moglie. Non penso che mio marito mi vuole bene i pazzi. Non mi fa spostare una seggia a no. Allora si vede sbatta e no. No, io mia moglie non la faccio lavorare a costo di avere una casa umile ma onesta. Da parte a e gli hanno detto noi ci abbiamo del lavoro ma si tratta di lavoro a cottimo. Mio marito è rimasto un po' così, ha detto scusate ma solo lavoro a Napoli non sono trovo, per forza una da parola vicina a testa e che miseria proprio... tu ma con qua dire mia sorella sto creando l'atmosfera celestiale, sto creando la può creare con chi alla c'è di me. Oh io, ma siamo scarsi! Annunciazione! No! Tu, Marie! No, Marie! Aspetti! Sono soli, Gabriele, ti scegli! Lei! Di quanto ne dà pure tu! Stiamo dicendo, mio marito non si è reso. Non si è reso e gli danno da parte a voi. E hanno detto, abbiamo proprio quello che fa per voi. Abbiamo un lavoretto. Ha fatto mio marito buono, lavoretto piccolino, tanto di guadagnati si lavora di meno, no? E allora ha fatto signore, non ci siamo capiti, ho per voi un lavoretto. E ha fatto mio marito lavoretto piccolino, scusa, ho detto stessa parola, signore, non avete capito, ho per voi un lavoretto, guardate a me, guardate a mano, un lavoretto. E allora mio marito appena afferrato questa cosa, la mano ha detto no,
No, io non voglio fare questo a costo di avere una casa umile ma onesta. E a loro modo mi direte a me no. Scusate, ma loro si fanno nessuno, tutti quanti a così a Napoli non faticassi nessuno. E invece io vi dico, sì, non faticassi nessuno. Proprio perché secondo me... Perché qua un paese è piccolo, la gente parla, mi lato di qua, mi lato di là, poi quando è il momento mi mandano a chiamare, vengo con spada e bastone e porto coppa e denaro e me ne lavo le mani, sono tutti gli stelle magazzine, stanno tutti quanti a posto, stanno su. Messo signora, nel libro del destino. No, nel libro del destino, che è enciclopedia, con lei ci serve niente, andate via per favore. Signora, ma io sono un re. Un re? Sono venuto da lontano niente per portarle in dono. Loro? No, sono venuto da lontano niente per portarle in dono. Vincenzo. Sono venuto da lontano niente per portarle in dono. La mirra. La mirra. E io so, chi le tre ne sono? Quando mi era capitato a me, chi le cambi? Ma può creare la mirra? Non ci puoi capire tre. La mirra è un'erba medica che si dà a già malati. Mamma mia. Ai moribondi. Mamma mia, ci stavo scaldando, già stavo bello combinato, eh? No, allora, senti, io voglio bene. Hai visto la stella? Sì, che bella, che bella! Lo disse il profeta. Sì, ma io veramente. Maggi, ma sto parlando, Maggi, va te! Porta dopo paletti, vai via, mamma mia, mamma mia. Cresa, sta a portare la celestiale stasera. Ma Gabriele non ci sta. Non ci sta. Ma è venuto? In che momento dell'appuntamento? Ha lasciato dentro qualche cosa? Ma lasciate dentro lì, tu sai come qua, trasi, sbatti via, non te ne sono la rubetta e sono la Madonna! Ma lasciate dentro niente, non te lo so dire, ma questa figlia sono la gente, come sa, ci riesci, ma non lo so, ma veramente, allora, voglio, voglio chiamare, io stavo venendo. Annunciazione, annunciazione, tu, Mari, ma no, aspetta, hai capito? Ah. Annunciazione, annunciazione! Avevo sbagliato casa! Ma io non sapevo che mi ha sbagliato casa, è incredibile il suo fatto, assolutamente! Pronto? Sì, signore! Sì, signore! Sì! Sì! Sì, sono pronto tutti quanti, sì, non mancava nessuno, tu sbagliato, lo so, ma che è scema, signor, ma da chi mi mettete, che non c'è il cieco, non ci vede, è scema, ormai, sì, e ho capito, avevate organizzato per i 24, ma da quante cose non, sì, capita, sì, signore. Scusate, ma ci stesso un lavoretto piccolino con mio marito? Che io come pescatore sta... Come? Ma è stato proprio nervoso, lo capisco, sì. No, non preoccupate, sei giusto tutto, sì. Signore, chi mi darà più fastidio? E ne sbatte che ne viene in terra, sono andato bene. Lo deve fare, perché io crea la cosa più importante. Sì, ho capito. Va bene. Ma c'è giusto tutto, non preoccupare, sì. Sì, io mando una cosa piccola con mio marito, niente però. Come? No, non è esagerato voi, non è possibile, sennò più quando viene possibile voi. No, signore. No, signore. Sempre si è lodato, signore, ma che sto stimparando in bocca a voi? Meraviglio! Scusa, non sta bene, scusa! Sì, calmate, sì. Non mi preoccupate, sì. E ho capito, va bene. Figuratevi, va bene. Arrivederci. Scusate. Ma manca con le dita cittadinanza, ci manca a fare la faccia. Pronto? Cantarina, si vede che è un po' buono la coppa, eh? Mamma mia, come stiamo nel bosco.
pure quando aspettavo il primo figlio stavo proprio la mamma mia. Ci sta anche l'emozione.
Questi sono i veri successi. Questi sono i veri successi. Allora chiedo a Padre Raffaele di raggiungerci in modo tale che facciamo una consegna, diciamo, ufficiale. Poi ovviamente oltre a questo Salvadanaio ce ne sono degli altri, però immortaliamo questo momento di consegna ufficiale. E Fatima quindi ufficialmente consegnerà a Padre la raccolta di beneficenza che è stata realizzata dagli alunni di questa scuola. Grazie a tutti quanti, tutti quelli che hanno collaborato. Noi daremo queste offerte alla Caritas parrocchiale per aiutare tanti poveri della nostra comunità. Vi ringrazio e vi auguro un buon Natale a tutti quanti. Ovviamente ci associamo, vero Fatima? Buon Natale, buon anno, buone feste a tutti. Non mi muovete ancora, passo di nuovo la parola al presentatore. Concludiamo col brano Merry Christmas.
ringraziamo Carolina, Francesca, Luca, Fatma e Sara. E di tutti i presenti a Fermanza, il Banchetto di Beneficenza. E di cavo sarebbe voluto una Caritas del territorio per regalare un sorriso alle famiglie bisognose. Buon Natale e felice anno nuovo. Diventiamo anche la nostra rappresentante di TV!